Sì, io sono Lupo del Tubo. Oggi proviamo la simulazione di manutenzione stradale, praticamente. Sempre un gioco Aerosoft, quindi sono gli stessi di On the Road, quindi la strizza è tanta per eventuali bug o malfunzionamenti. Comunque, parentesi chiusa, il gioco l'ho appena messo su, ci troviamo davanti a un menu privo di sottofondo musicale, stranissimo. Diamo un'occhiata alle opzioni subito. Audio, volume generale, volume della musica è già 0 di default. Come mai? Mettiamo sottofondo così. Suoni dei veicoli un pochino più alti. Ok. Ora, a quanto pare non c'è la lingua italiana. Anche se da un video di Podrack ho visto che lui ci stava giocando in italiano, probabilmente quella è la versione PC. New game. Quindi? Ok. Vediamo un po'. Non sarà facile in inglese. Questo sì che è un gioco che ha bisogno della traduzione. Non lo so, forse. Vabbè, tanto proviamolo. Però se l'avessi saputo, magari ci avrei pensato un attimo. Allora, innanzitutto la levetta analogica di destra è invertita, cioè come i comandi per gli aerei, mando in giù e va in su. Questa cosa dobbiamo sistemarla subito. Ok. Allora, questa è la versione PS5. Il gioco ha una bella grafica, non è male. I comandi sono gli stessi di... Mi stavo strozzando con l'acqua. Sono gli stessi di On the Road, quindi con RT si corre. Abbiamo questa sorta di magazzino, la sede. Questo è il macchinario per l'asfalto. Il rullo compressore. E un camion. Già noto che i mezzi non sono ufficiali, non hanno le marche vere. Quindi Manna Scania, possiamo scordarceli. Angolo morto, carino. La grafica è molto pulita e dettagliata, diciamo. Il gioco è un prodotto da 29 € non di più. Questo è il prezzo con il quale si può acquistare versione fisica o digitale. E per 29 € per ora non è niente male. Comando X. Ecco. Inglese doppiato dai tedeschi è proprio qualcosa di facile. Io faccio sì. Senza saperne leggere né scrivere. Ah, ok. 1, 2, 3. Sono tre tipi di lavori. Facciamone uno così a caso. Allora, ci sono tre obiettivi in alto a sinistra. Prendi il veicolo col sistema segnaletica, non lo so, di attenzione. Guida il veicolo col materiale al magazzino. Open the tailgate. Ok, spero che sia tutto sul radar, insomma. Controllo un attimo. Ah, ok, sì. Qui c'è un'icona del magazzino. Infatti, questo è il mezzo. Vabbè, abbiamo un po' di attrezzi, c'è lo sparafoglie. La motosega, quello per tagliare l'erba dai bordi stradali, un'altra motosega, cassette per gli attrezzi. Ah, ok. Il personaggio è un'entità terrena. Un po' di vernice. Niente, prendiamoci questo bel. Questo è su licenza, il camion fuori non ha nessun logo. Quindi qui abbiamo un man. C'era un'icona poc'anzi, vorrei anche riprenderla. Triangolo. Abbiamo anche i pollici opponibili. Diamo un'occhiata all'interno. Non male. X. Aspettate. Sta musica da gigione. Adesso la possiamo togliere.
R3. Figo che bisogna accendere, vediamo. L3. E il freno a mano L3, ok. Qui mi segnala qualcosa, qui nel magazzino. Freno a mano. Scendiamo, sono nell'icona, l'icona verde. Qua ci sarà da ridere. X. Cioè qua bisogna proprio lavorare praticamente. Schiaccio X qua. Ok. Ah, vengono posizionati, diciamo, già in ordine, non come su Farming che bisogna sistemare manualmente gli oggetti, così credo, eh. Ok. Tutto mi sarei aspettato tranne questo. Però vi dirò, graficamente non è niente male, cioè rispetto a On The Road questo sembra già un prodotto finito. Ok, l'icona che mi avvertiva che devo prendere gli oggetti è sparita. Quindi io posso chiudere. Ah, mi è uscito il GPS. Ok, dai, vabbè, la traduzione non è proprio essenziale, quindi accendiamo con X, togliamo il freno a mano. Ora vorrei cambiare la visuale. Ho messo la freccia. Ok, L1, R1 è la freccia. Ah, per la visuale in su con la croce direzionale. Ho acceso anche i fari forse. Qualcosa ho fatto. Vediamo di capire come ho fatto. Niente, il triangolo scende. Vorrei spegnerla. Così. Il lampeggiante sembra acceso in giù, accendere quattro frecce. Allora, sembra un albero di Natale. Va bene, dai, partiamo. Ok, un attimo, volevo capire come spegnere il lampeggiante. Ovviamente chiuso. Triangolo, ok, ti viene da capire i tasti. Triangolo. Devo anche chiudere? Sicuramente. Così, giusto per un fattore. Questo qui è un golfettino, Due golfettini. Cosa c'è di più bello? Allora. Quando scende spegne in automatico il motore, ok. Ma pensa te, che cavolo. Sicuramente poi una seconda prova che andrò a fare è con il volante. Devo provarlo assolutamente con il volante. Oh, non ho grosse speranze. Pensate, andiamo a lavorare. Belli anche i cartelli stradali in stile europeo. La sterzata lascia un po' a desiderare, c'è una sorta di saturazione improvvisa. Allora, ok, sicuramente mi devo mettere nell'altro senso 100%. Devo accendere dietro. Cartellone. Ok.
devo girarmi così. Per forza. Ora schiaccio in giù le quattro frecce. Mi piazzo qua. Tiriamo il freno a mano. A sinistra devo andare. Ah, a sinistra accende il cartellone. Il traffico cosa fa? Cioè, mi sta dietro tutto il tempo, non passa avanti. Ah, ok. Cambia la direzione del cartello. Beh, così che possono passare alla mia sinistra, no? Triangolo. In teoria sarebbero dovuti passare, credo. Apriamo. Prendiamo l'oggetto. Che dobbiamo fare? Non me ne fa prendere un altro. Devo risalire. Per forza. Close. Ok, agli ordini. Ci sono delle procedure da effettuare proprio alla lettera. Freno a mano, scendo e stessa cosa anche qua. Ovviamente non ti fa viaggiare con la spondina aperta. Ma pensa a te. E qua? Facciamo tutto. Ce n'è di roba da mettere. Giusto? Siamo dentro, va. Picchiati funzionano? Sì, funzionano alla grande. Quando giochi a sta roba in dei momenti dici ma perché? Però ci sta, è rilassante. Voglio vedere proprio dove va a parare poi il gioco. Nel senso ci sono diversi lavori comunque da fare. Ok. Segnaletica che mancava. Paletti catarifrangenti. Ok. Ma perché io dico? Già che sono qua potrebbe farmi pensare anche l'altro. Dovrebbe forse andarci col camion. Poi vediamo a fine lavoro cosa succede, si guadagnano dei soldi, c'è un livello, non lo so. Per ora il menu è molto scarno. Freno a mano. Ok. Tac. Ora parcheggia il veicolo nel luogo assegnato. Switch off warning system. Ok. Quindi, visuale esterna. Togliamo le quattro frecce. Spegniamo l'insegna. Accendiamo e torniamo a casa. Diamo un'occhiata alla grafica così. Ok, sospensioni. Op, op. Ok. Siamo dentro. Sì, sarebbe fantastico
con il volante. Passiamo. E torniamo al magazzino. Freccia. Tac. Peccato che spegne il camion in automatico ogni volta che scendo. Chiudiamo, ovviamente, facciamo tutta la procedura come va fatta. E lo riportiamo in magazzino. E quindi scendiamo. Ok, missione completata, il primo obiettivo. Cioè, questi sono tutti i mezzi che ci basteranno per, non credo, per proseguire nel gioco. Secondo me poi aggiunge qualche mezzo qua. Se no non ci sarebbe questo magazzino. Legna, cemento, mattoni. Sì, sicuramente questi sono i mezzi iniziali. Comunque è proprio un bel magazzino. Un sacco di roba. Quindi torniamo in ufficio. Assurdo. E l'ho anche aspettato sto gioco, eh. Sono diversi i lavori. Prima erano tutti al crocevia, diciamo, centrale, ma poi ci sono soltanto quattro strade. Strana sta cosa. Ora sono cambiati completamente. Up and down, ok, volevo cambiare i lavori. Pulisci il guardrail, country road, nelle varie off-work. Cavoli. Need a cordon of work, bla 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 bla. Qui vabbè, potrei usare il telefono per tradurre, adesso lo faccio ragazzi, lo faccio, voglio capire cosa c'è scritto. Anche perché è un conto leggere welcome, I need work, I need the pussy, eccetera, ma conto leggere i termini tecnici. Adesso lo vado a tradurre. Ecco qua. Un po' più lontano, così. Traduzione. Attenzione, ora lavoreremo in autostrada. Sarà necessario delimitare un'area di lavoro per garantire la sicurezza degli operai edili che lavoreranno lì in seguito. Se prendi il veicolo col sistema di allarme dalla sala e carica in bah, errori di traduzione, carica i lampeggiatori e la carriola dal magazzino dei materiali. Quindi parcheggiare il veicolo sul posto, accendere il sistema di allarme e assicurarsi che funzioni correttamente. Se non lo fai, quei demoni della strada sfrecceranno così velocemente che ti toglieranno le orecchie. Ricorda, così c'è scritto, eh? Ricorda di fare attenzione quando configuri tutto sulla strada. I vostri gentili colleghi hanno anche lasciato un camion con pianale per farvi tornare indietro in modo da non dover tornare indietro a piedi. Traduzione da cani. Vediamo. Questo qui sembra abbastanza complesso, cioè bisogna fare più cose. Vediamo qua. Ah no, aspetta, qui in ogni garage ci deve essere qualcosa di diverso. Infatti. Infatti.
questo è per pulire le strade, c'è una spazzola davanti. Questo qua serve per tagliare siepi, qualcosa del genere, piante. Questo serve per i gelati? No, questo non lo so che cosa serve. Non lo so. Stranissimo. Noi dobbiamo prendere... Ah, ok. Veicolo warning system, quindi sempre questo qui. Tanto però curiosiamo che è qua niente. Quindi prendiamo i materiali che ci servono. Adesso non tiro il freno a mano. Non si ferma, giustamente. Cosa dobbiamo prendere? La carriola? Cerchio. Non ho fatto in tempo a leggere. Ma penso di aver capito. Ah, li ha messi là dietro, ok. Vediamo quanti dobbiamo prenderne. 10. Load traffic beacon base. Ok, quindi ci sono questi e le basi. Le basi d'appoggio, quindi vanno anche montati al momento. Adesso le cerchiamo, eh. E con la carriola, cos'è che dice? Automatic. Ah, potevi scegliere se caricare il resto in automatico. Vabbè, neanche il tempo di leggere. La carriola diceva che serve per trasportare più oggetti invece di fare avanti e indietro col camion. Sul posto 9 e 10. Ok, ma è molto ordinato. Le basi, queste. Ok, aspetta un attimo. Non me la fa riprendere la carriola. Bisogna far così. Faccio le corse. Lo fa 10 volte così? Ok, giustamente dipende dall'alto. Yes, ok. Ho fatto yes al momento giusto, mi ha caricato le rimanenze, quindi. Switch warning system to left arrow, la freccia verso sinistra. Ok, prima di tutto andiamo sul posto. No, lo devo provare con il volante. Divento matto. Lasciamo aperto. Tanto non cambia nulla, nessuno viene a rubare. Oh, sono dalla parte opposta. Ai ai ai, sento arrivare veicoli. Giustia che è slittata. Lo sterzo è un po' così. Parte piano, poi si satura di colpo. Col joypad, ovviamente, con lo stick. Dobbiamo usarlo un pochino a scatti. A dare dei colpetti. In effetti sono, diciamo, lavori stradali, quindi a quanto pare proprio il controllo dell'autostrada, di questo pezzo di autostrada, manutenzione le strade principali. A quanto pare non si andrà mai in città proprio. Cioè, così mi pare, eh.
Ok, siamo quasi sul posto. Vediamo che succede. È assurdo. Quanto siamo? Siamo quasi a 140, eh? Ok. Quindi apriamo la spondina e ah no, aspetta, devo sistemare la freccia. Ok, come cavolo era? Ok, switch, ho parcheggiato, perfetto, scendiamo. Cariola. Ok. Col cerchio lo lascio giù, perfetto. Ah, ok, mi sono usciti gli indicatori appena ho fatto la procedura giusta di dove posizionarli. Vediamo quanti ce ne stanno. 4. Ho capito, ma non posso più lasciarlo giù. Vabbè. Va bene. Pensate che roba. Ah, cerchio la cariola. Ok. Vabbè. E si va. Ah, corre, meno male. Ok, l'ho lasciata giù. Su. E per forza lo voglio fare tutto questo lavoro. Quando te lo becchi in mano non lo puoi più lasciare. Voglio andare fino a là. Vabbè. Mi devo ricordare. Poi gli si incolla le mani, se ne prende uno in più. Vediamo un attimino, finito questo posizionamento, sicuramente ci sarà un lavoro da fare qua, in questo pezzo di strada. O se ci tocca soltanto mettere la segnaletica, adesso lo scopriamo. Non corre più, ah no, non corre a pieno carico, corre soltanto quando è vuota. Abbiamo quasi finito. Serve la cariola. Serve, serve. E il traffico adesso gira intorno alla segnaletica, giustamente. Diciamo, il meccanismo funziona. Uno e due. Vediamo se posso caricare anche questi, già che ci sono. Sì. Quanti ce ne stanno? Uno solo. Sto già pensando che poi andrà smontato tutto. Andrà smontato. Ok.
Andiamoci gli ultimi là in fondo, poi speriamo ne porti di più. Una cosa, questo camion sì, si può usare, si può usare. Adesso un po' di musichina non guastava. Rimettiamola sotto. Forse c'è solo sul camion, eh. Sta venendo il dubbio. Questo è fatto. Vediamo un po' cosa succede. Pensare che noi queste cose su farming le facciamo dall'alba dei tempi. Qui hanno addirittura fatto un gioco dedicato. Vediamo un po'. Speriamo ce ne stiano un po' di più. Tira giù sta cavolo di... No, ne porto tre. Diventa lunga qua, eh. Però dobbiamo per forza farlo, voglio vedere cosa succede dopo. Paio di viaggi abbiamo finito. Ma pensate. Sto pensando a chi ha fatto questo gioco e sto pensando a me che l'ho comprato. E ci sto pure giocando. Con un certo godimento, non lo nego. Finalmente abbiamo trovato lavoro in un'azienda seria. Madonna. Teoria qua, sono al sicuro. Gli ultimi tre. Ah, sono quattro. Dai, uno in più. No, che se poi lo prendo devo farmela a piedi fino a là. Poi load wheel barrel, io penso sia di ricaricare la carriola sul camion. Però non c'è una progressione in livelli, non c'è un guadagno a quanto pare. Non c'è una progressione tangibile. Uno magari col tempo si compra diversi mezzi come Construction Simulator. Non lo so come funziona. Come l'hanno pensato. Prendiamo l'ultimo e sono curioso di capirlo. Ok. No, Madonna, sta cavolo di sponda, per non dire sta cazzo. Allora. Forza. Mo vediamo. Bisognerà operare in questa zona. Sarebbe stupido fosse finito così il lavoro, dai. Ecco, questo è un gioco del multiplayer. Avrebbe il suo perché. Avrebbe motivo di esistere. Ok, ricarichiamo e ce ne torniamo al magazzino a quanto pare.
quindi. Ah, ok, prendi il veicolo senza segnaletica e portiamolo dove ci dice. Sì, la musica confermo è soltanto sui camion. Beh, però, dai, veicolo ufficiale MAN. Madonna, sta visuale è proprio. Non sono ubriaco, è proprio schizofrenica. Ok. In teoria ce ne torniamo alla base. Vediamo a quanto ce ne torniamo alla base. A 140, come prima. Allora, dobbiamo uscire qua. La guida lascia un po' il tempo che trova, vabbè. Arriviamo da GT7, abbiate pazienza. Vediamo un attimo se si vede il nostro lavoro. No, siamo troppo lontani. Non ho sentito il clacson prima. Eccolo. Allora, vediamo dove va a parare il gioco. Vai che si infila. Tanto beh, striscia tratteggiata, io sorpasso. Il sound normale, senza infamia, senza lode, ci sta. Poi do un'occhiata ai controlli nel menu opzioni per vedere se c'è qualcosa che mi è sfuggito. Prendiamo 70 di limite, vabbè. Stiamo un attimo in coda che siamo in prossimità dell'incrocio. Sì, si torna alla base. In azienda, Lupo Trasporti, Lupo Manutenzione Enterprise. Cancello è rimasto aperto, giustamente, perché è un'azienda fantasma. Il parcheggio è questo qua. Oh no, no, non c'entra niente. Ci deve essere l'icona, eccola qua. Ecco qua. Freno a mano. Ok, no, la missione era mettere le barriere, appunto. Ma chiudiamo. Da fastidio. Irrita. Ok. Vabbè, per fortuna ci abbiamo Google Traduttore. Vediamo cosa c'è. Replace guardrail, replace guardrail, clean up road shoulder. Un attimo, questa la voglio tradurre soltanto per vedere un attimo se è diversa dalle altre. Le autostrade non sono luoghi per picnic. Quali barbari continuano a gettare la loro spazzatura sul ciglio della strada? È esasperante, quanta spazzatura si accumula, bla bla bla. Vai a caricare raccoglitori di rifiuti e sacchi della spazzatura sui camion a pianale. Guida verso le aree colpite, raccogli spazzatura. Vabbè, la devo fare assolutamente. La devo fare proprio come obiettivo di vita. Io devo la mia. Ah, abbiamo il camion dei rifiuti, che figata! Scusate i toni bassi, ma sto registrando alla 1 di notte circa.
No, sempre il camion a canale, volevo uno di questo qua col cassone. Quello è per portare il catrame. No, sempre questo con la segnaletica. Ah, c'è le quattro frecce accese. Cosa dobbiamo caricare come attrezzi? Trash bag, sacchi di immondizia, garbage picker. Queste casse. Aspetta, apriamo prima. Ok. Ah, i sacchi. Uno per volta, giustamente, sono pesanti. No, questa la voglio fare, non me la voglio perdere. Ok, poi questi sono i garbage picker, sì. Ok. No. C'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro. Speaker, non credo. Ah, e beh, c'è tanto di freccia. Che cosa sarebbe? Ah, il gancio per tirare sulla monnezza. No, vabbè, non ci credo. Non ci credo, cosa stiamo facendo? Come ci siamo ridotti? Rilassante però ci sta. Mi metto sotto Spotify con qualche colonna sonora, qualche radio. Un 105. Radio 105, boom. Rilassante, dai, ci sta, ci sta. Spero funzioni col volante. Farò una prova prima possibile. Giusto per cazzeggiare, non è che mi aspetto chissà quali emozioni, però. Andiamo a tirare su sta monnezza, ma. Altra cosa importante, ci sarà notte, giorno notte, chi lo sa. Forse. Forse ci saranno missioni dedicate di notte. Andava provato, non potevo non portarlo, ragazzi, per forza, dai. Andiamo in corsia di emergenza, tanto lavoriamo per le autostrade. Oh. Qui c'è qualcosa. Ah, ok. Devo parcheggiare. Freno a mano. Switchiamo. A sinistra. E ci siamo. Lattine, bottiglie, i soliti balordi. Solite merdacce.
Quindi? No, ti prego. Giusto, cioè. Ma quando non carica più, cambiamo sacco. Infatti c'è l'icona che siamo pieni. Ok. Pensa a te. Prendiamo un altro. Questo bisogna fare. Da tenere una città pulita. No, ti prego. Beh, almeno questo lavoretto è veloce. Tac. Abbiamo quasi finito, dai. Poi andiamo a timbrare. Non è male graficamente, non mi dispiace per niente, anzi, molto, molto carino. Qualcuno sarebbe capace di dire pure meglio di Gran Turismo, però per quel qualcuno vive costantemente con le emorroidi. Allora. Ok. Poi si andranno a smaltire i sacchi? O chiedo troppo. Pieno, l'ultimo sacco, abbiamo finito. Giusto. A te, te possono ammazzarti. Vabbè, ma meglio giocare, non pensarci. Là. Ok. Peccato non guadagnare soldi, no? Ci stava. Guadagnare soldi, eri più invogliato. Chiudiamo. Abbiamo spento. Ah, non ho fatto qualcosa. Non ho caricato, ecco, il braccetto lì. Perché mi diceva ancora triangolo? Sì, i sacchi vanno scaricati. Ok, andiamo a scaricare i sacchi. Magari in discarica. Penso se li porta in magazzino. Ma che possiamo anche smaltire. Noi ci occupiamo di manutenzione, non smaltimento, quindi in teoria si va in discarica. Siamo a 150. Ok, usciamo. Vediamo un po' dove ci porta il sole. Qua questo BMW, spostati.
Passo, no, no, non passo. Passo. Obiettivo. Ariete da sfondamento. Vabbè, obiettivo. Tanto se non si guadagnano soldi non si perdono neanche. Ma dimmi che si porta la monnezza a casa. Sì. Vediamo dove. Dove la porti? Ah, c'è il cassonetto. Abbiamo i cassonetti. Eh già, tac. Allora, manutenzione e smaltimento rifiuti. Chiudiamo anche il load picker, piglio da là. Era qua sopra. Spondina. Freno a mano. Ok, sono completata. Vediamo che cosa offre, se c'è qualcosa di quanto riguarda proprio lavori stradali. Qui sistema guardrail penso sia sempre qualcosa che riguarda la segnaletica. Trim trees, radici. Vediamo. Sì, questo sicuramente bisogna tagliare qualche cosa che c'entra con le piante. Questo da pulire la strada, perché è inclinata però da shoulder. Ce n'è un altro, però mi fa andare sopra. Ok. Iniziamo. Fermando il traffico. Ok, ci deve essere qualche problema e qualcosa che riguarda la segnaletica. Proprio interessante. Secondo me un po' strano è questo qui, per pulire la strada. Vediamo quali attrezzi ci chiede. Eh sì, infatti. Questo qua per tagliare gli alberi che sporgono dal guardrail. Già il sound è un'altra cosa. Andiamo qua così. Freno a mano. Chiudiamo. Perché questa è un'altra storia. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito e per aver guardato con me per la prima volta Manutenzione Stradale Simulator. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, ci vediamo con il prossimo episodio, ripartiremo esattamente da questo punto. Un saluto a tutti, arrivederci, Lupo del Tubo.